Piacere, visto che oltretutto in questo momento il presidente dell'Assemblea è lei, che insomma di televisione se ne intende, diciamo così, visto che la legge che attualmente regola l'RAI porta il suo nome. Però diciamo, detto questo, io sento il relatore che diceva che il testo da cui siamo partiti era un testo già buono. Io penso che non era un testo buono, anzi era un testo, diciamo, che a noi non piaceva per niente. C'erano delle cose che sono state fatte in commissione, sicuramente in commissione qualcosa è stato fatto, diciamo principalmente in merito a una preselezione tramite trasparenza per quello che riguarda i componenti del CDA, perché diciamo il fatto di fare un bando e quindi di acquisire i curriculum e che i curriculum possano essere messi a disposizione è sicuramente un atto di trasparenza. Questo sicuramente tenderà a migliorare, però rimane il vulnus, e il vulnus è sempre lo stesso, se mi permettete, perché qua si parla sempre, costantemente, continuamente del fatto che la RAI è stata occupata dai partiti e noi continuiamo a far scegliere i componenti del Consiglio di amministrazione dai partiti. Allora forse un problema indubbiamente c'è e ce lo dovremmo continuare, come dire, a chiedere come troviamo una soluzione definitiva. Perché la RAI, come abbiamo detto in commissione, non è solo stata, diciamo, lottizzata e divisa perché si pensa e si presume che i partiti rappresentino il pluralismo. E io quindi questo continuo a chiedermi come mai noi identifichiamo il pluralismo delle voci e del pensiero con i partiti. Visto come sono diventati i partiti e quello che lo sono diventato. Forse i partiti non rappresentano più quella diversità culturale perché c'è un appiattimento e un imbarbarimento tale che ha prodotto un Parlamento che non ha minimamente la dignità che forse poteva avere in quei famosi anni 60 o in quei famosi anni 50 di cui ci parlava il relatore quando ha parlato della grande RAI, ma forse lì c'erano persone che avevano fatto la guerra e che avevano dentro di sé un po' di spina dorsale, un po' di dignità, cosa che in questi anni mi sembra si sia particolarmente persa. Quindi dovremmo un attimo rifocalizzare il problema sulla diversità e sul pluralismo. Noi interveniamo con la questione pregiudiziale, come è stato già detto dal senatore Crosio, perché troviamo che ci sono dei manifesti motivi di incostituzionalità. È stata già richiamata, la richiamiamo anche noi, la pronuncia della Corte Costituzionale del 74, secondo la quale è indispensabile che gli organi direttivi della RAI non siano direttamente o indirettamente espressione esclusiva o preponderante del potere esecutivo. E visto che noi sommiamo i vari pezzi in cui il potere esecutivo e il partito unico al governo, con la somma di quello che sarà il piano renziano, che non arriverà sicuramente in porto, perché se non ci riusciremo a porci noi qua dentro forse si apporrà la popolazione, speriamo con le buone, non con le cattive. Comunque quel sistema, diciamo, fa sì che un solo partito, e quindi l'esecutivo, che in questo caso è in totale osmosi con il partito, visto che abbiamo l'identificazione totale del segretario del partito di maggioranza con il capo del governo, quindi bisognerebbe capire che cos'è il partito e che cos'è il governo, si tutto si mescola e si identifica nella nomina di 4 componenti su 7. E allora penso che siamo di fronte a un palese caso di violazione costituzionale e perciò stiamo discutendo di questo. Ed è importante ricordarcelo. E poi il pluralismo, ribadito in altre sentenze, la sentenza 420 del 94, la 155 del 2002. Il pluralismo rappresentato, ribadisco e ripeto, dai partiti. Forse dovremmo pensare che il pluralismo rappresenta la diversità culturale, la diversità di poter pensare, e forse non sarebbe questo il compito della RAI, così come in fin dei conti il compito della scuola, quello di formare coscienze critiche o di formare lobotomizzati che da tanti anni ci viene propinato. La RAI non dovrebbe essere diversa? O vogliamo continuare a seguire quel modello che propone che noi mandiamo il nostro cervello all'ammasso? C'è una parte di questo Parlamento che ha potuto anche governare la RAI tramite il governo, che era quella che ci faceva vedere le tette, ve le ricordate le tette
non ve le voglio ricordare, di Trevin e prima ancora di Colpo Grosso. In quest'Aula c'è qualcuno che quella storia la conosce bene. E siccome ci avete lobotomizzati e avete voluto che il popolo sia lobotomizzato per fare i vostri sporchi comodi, la RAI dovrebbe fare una cosa diversa. E come può fare una cosa diversa se coloro che vogliono lobotomizzare il popolo sono gli stessi che nominano i componenti del Consiglio di Amministrazione? Allora di che stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Noi avevamo fatto una proposta semplice. L'avete detto voi, non l'abbiamo detto noi. Fuori i partiti dalla RAI. E come si fa a far fuori i partiti dalla RAI se i partiti li nominano? Abbiamo detto una cosa semplice che è stata già applicata nel codice degli appalti. Se va bene per gli appalti, dove si ruba in maniera eclatante, forse potrebbe andare anche bene per la RAI, che dovrebbe dare a questo paese una visione, una prospettiva, dovrebbe insegnare agli italiani l'italiano, perché quello faceva negli anni 60, insegnava l'italiano. Allora, se noi vogliamo sì far sì che in questo paese le persone ricomincino col piacere di vedere la televisione e di pensare che c'è la storia, che c'è la cultura, che c'è la possibilità di vedere un'Italia diversa, che gli possiamo dare una speranza, allora forse dovremmo ipotizzare una RAI in cui il Consiglio di Amministrazione lavora per far sì che le persone possano sentirsi partecipe. E allora dobbiamo veramente tirare fuori i partiti dalla RAI. Ci sono delle cose, piccole cose, che avete inserito nel testo, roba minimale, che non scalfisce l'impianto. Vi abbiamo chiesto anche che nel Consiglio di Amministrazione ci siano delle cose più stringenti, dei paletti molto più stringenti. Il massimo sarebbe stato far sì che si facesse una grande apertura, come avevamo proposto noi. La GCOM fa un bando, specifica, si fa una griglia, scegliamo 20 persone, 30 persone di elevata qualità, di elevata specchiatura morale. Sapete, una volta la parola morale in quest'Aula e anche fuori da quest'Aula si usava, forse ve lo dovreste ricordare voi da quel lato, voi da questo qui non lo so, ma almeno voi da quel lato, almeno qualcuno di voi se lo dovrebbe ricordare, no, la parola morale. Allora, se vogliamo persone di elevata specchiatura morale, poi qual è il problema che sia Tizio o che sia Caio? Lo facciamo per fare il direttore dei lavori di una grande opera in concessione, figuratevi se non lo possiamo fare per il Consiglio di Amministrazione della RAI. E allora, siccome questo testo col quale stiamo lavorando ha, come abbiamo detto, palesi profili di incostituzionalità, e poi c'è una cosa anche bella, perché poi noi l'Europa ultimamente, poi non parliamo di che cosa ha fatto l'Europa alla Grecia, ah, scusate, ho detto Europa, volevo dire Schäuble, però va bene, a parte insomma il nacciolo e il dante causa del ministro delle finanze tedesco. C'è una raccomandazione che è stata approvata dal Consiglio d'Europa il 15 febbraio 2012 che dice che la RAI deve essere liberata dai partiti e anche dai governi per restituirle ai cittadini che la finanziano e che ne sono i destinatari. Questa è una risoluzione approvata dal Consiglio d'Europa. Insomma, il tema è sempre lo stesso. Il testo presenta palesi profili di incostituzionalità e perciò chiediamo di non passare al testo, chiediamo semplicemente di dichiararlo incostituzionale. E chiediamo anche, e poi vedremo nel corso del dibattito che si preannuncia, diciamo, interessante, anche un po' piccantino, visto le persone, il grande numero di persone che sono iscritte a parlare sulla RAI, e poi vedremo quando parleremo degli emendamenti, che vi chiediamo, concludo Presidente, vi chiediamo di non gasparrizzare la vostra proposta di legge, perché di Gasparri ce n'è bastato uno, perché renzizzare ci fa schifo, gasparizzare ci fa schifo uguale. Grazie, senatore Cioffi.